una proposizione con la quale si afferma che Dio è causa universale di tutte le cose e al tempo stesso causa immanente di tutte le cose e al tempo stesso principio di intelligibilità di tutte le cose. Se tutto ciò che esiste esiste da Dio, in Dio, evidentemente non può essere concepito adeguatamente se non abbiamo un'idea adeguata di Dio. Quindi Dio è non solo il principio della esistenza, ma anche della conoscenza di tutte le cose. Questo è un vecchio tema che Spinoza già ha affrontato nella sua prima opera, nel Trattato sull'elementazione dell'intelletto, anche se in modo ambiguo. Lì, insomma, inciampa un po' su questo tema, perché se qualcuno di voi ha letto quel testo ricorderà che quando Spinoza si pone il problema della costruzione di un metodo, cioè di una via attraverso la quale condurre in modo sicuro la mente alla conoscenza del vero, lui dice per costruire idee vere è necessario partire da una qualsiasi idea vera data. È necessario cioè che nella mente si dia una idea vera. E dice, usa proprio l'espressione, qualsiasi, non importa quale sia, purché sia un'idea vera. A partire da un'idea vera noi possiamo dedurre un'altra idea vera e così via dicendo, adottando questa idea vera data come criterio di verità. Se non che, insomma, nel giro di qualche pagina la questione gli si complica tra le mani, perché si rende conto che se l'ordine delle idee deve riprodurre l'ordine delle cose e le cose derivano da una causa prima, allora noi non potremmo avere un ordine fondato e stabile delle idee se non nella misura in cui tutte le nostre idee sono fondate o dedotte dall'idea della causa prima, cioè dall'idea dell'ente perfettissimo. Per cui non più una qualsiasi idea vera data, ma l'idea dell'ente perfettissimo diventa il fondamento ultimo del metodo perfettissimo. No? Ecco. E allora il problema è, ma come si giunge a questa idea dell'ente perfettissimo? Ci si giunge a posteriori attraverso una catena che procede di idee che proceda da una qualsiasi idea vera data, oppure l'idea dell'ente perfettissimo è originaria, è fondativa? È qualcosa che l'intelletto percepisce immediatamente e non attraverso altro. Questa sarà la soluzione del breve trattato, cioè nel breve trattato Spinoza sostiene che l'idea dell'ente perfettissimo è immediata, cioè che l'intelletto conosce immediatamente Dio, che Dio non può essere conosciuto attraverso parole o altri segni. No, questo è un evidente riferimento critico nei confronti della rivelazione, perché per poter conoscere Dio attraverso parole o segni, noi dobbiamo già sapere che quelle parole o segni implicano o si riferiscono a Dio. Dunque, troviamo già la scelta, per quello dicevo prima, una sorta di ambiguità. Spinoza inciampa un po' su questo, insomma, sta ancora cercando la propria filosofia, ma quando comincia a trovarla, la trova proprio sul fondamento, l'appoggia sul fondamento di questa immediatezza di rapporto tra l'intelletto e il suo oggetto supremo. Del resto qui si pone su una linea che almeno nei secoli precedenti veniva dalla tradizione araba, e cioè a partire da Averroè in poi, insomma, Spinoza insomma, fa propria, non solo sotto questo aspetto ma anche sotto altri aspetti, fa propri concetti fondamentali della tradizione averroista. Io con questo non dico affatto che lo spinozismo o la filosofia di Spinoza sia un capitolo della tradizione averroista, non dico questo, dico soltanto che nella formazione del sistema la tradizione averroista ha giocato un ruolo, cioè Spinoza si è confrontato con questa tradizione, ha avuto la possibilità di conoscere testi di questa tradizione, non ultimo, citavo ieri Abscondita Sapientiae di Joseph del Medico. Joseph del Medico
è stato allievo di Galilei e di Cremonini, uno degli ultimi averroisti padovani all'inizio del Seicento, in questa grande raccolta, in questa grande Silogia Abscondita Sapientiae, pubblica anche un saggio di Elias del Medico, suo nonno, che era stato il maestro di Pico, un saggio schiettamente averroista, intitolato L'esame della religione, no? L'esame della religione. E Spinoza ce l'aveva nella sua biblioteca, quindi insomma non gli mancavano, come dire, non gli sono mancati i mezzi, le vie per accedere a questa tradizione. Ora, quando si dice che Dio è il principio di conoscenza, significa che l'intelletto umano, per le ragioni che accennavo ieri, è parte dell'intelletto di Dio. E quindi il rapporto tra l'intelletto umano e l'intelletto divino è un rapporto di immediatezza. In altra formula potremmo dire che non è il singolo intelletto umano che intende Dio, ma potremmo dire più esattamente che è Dio che intende se stesso attraverso l'intelletto umano. Questa è una formula che Spinoza usa molte volte. Dio non in quanto assoluto, precisa sempre, non in quanto assoluto, ma in quanto determinato da un'altra idea, la sua quale a sua volta è determinata da un'altra idea, cioè in quanto modo infinito ed eterno mediato del pensiero, in realtà intende se stesso attraverso quest'idea o quella o quell'altra. Come, nella quinta parte, la stessa cosa si dice a proposito dell'amor Dei intellectualis, e cioè l'amore intellettuale dell'uomo verso Dio non è niente altro che una parte, una espressione dell'amore intellettuale che Dio ha per se stesso. Perché Spinoza non se la sente di dire che questo finito possa avere ad oggetto del proprio amore l'infinito. È l'infinito che è oggetto, solo l'infinito può essere oggetto adeguato di amore dell'infinito, ma dove amore non significa affatto amore, cioè non ha più nulla dell'affettività, ha evidentemente soltanto il significato della unione, cioè della coesione, della coerenza, insomma, della non separabilità. Insomma, amore in Spinoza vuol dire unione, sempre. Per cui il singolo ente che ama Dio in realtà non è niente altro che una parte di quella forza o potenza con la quale Dio è Dio, è causa sui e permane eternamente coerente con sé. Ora, quello che mi interessa sottolineare è invece quello che segue da questa proposizione 16, e cioè da quella proposizione 15, e cioè subito la proposizione 16, dalla necessità della natura divina devono seguire infinite cose in infiniti modi. Ecco, questo è il, come dire, è forse il passaggio centrale. Potremmo anche fare a meno di leggere, insomma, tutte le conseguenze ed esplicazioni, ma il punto centrale è proprio questo, che tutto ciò che esiste segue necessariamente dalla necessità della natura divina, e cioè Dio non agisce mediante intelletto e volontà, ma agisce per natura, come dalla definizione del triangolo seguono le sue proprietà, le proprietà del triangolo, come nella definizione del triangolo sono implicate tutte le proprietà del triangolo, così nella natura di Dio sono implicate o è implicato tutto ciò che può conseguire da questa natura. Se questa natura è infinita e perfetta, tutto ciò che ha possibilità di esistenza, tutto è contenuto in questa natura. E da questa natura, per natura,
con la stessa potenza mediante la quale Dio è Dio, cioè causa sui, per quella stessa potenza e con quello stesso atto Dio è causa di tutto ciò che è implicato nella sua natura. Quindi tutto ciò che segue dalla natura di Dio segue per la stessa necessità e con lo stesso atto con i quali Dio è Dio, cioè è causa sui. E qui, per essere chiaro, Spinoza aggiunge tra parentesi una annotazione: dopo aver detto dalla necessità della natura divina devono seguire infinite cose in infiniti modi, quindi le stesse cose possono esistere anche in infiniti modi, esistono infinite formiche, per così dire, no? Non esiste solo la formica, ma esistono infinite formiche, infiniti uomini, eccetera, eccetera. Parentesi, cioè tutte le cose che possono cadere sotto un intelletto infinito. Come dire, guarda lettore, tu hai sempre pensato che Dio crei il mondo attraverso le idee del suo intelletto, cioè per poter creare le cose, cioè dare atto alle cose mediante la sua volontà, queste cose devono esistere in forma di idea nell'intelletto infinito di Dio. Tu pensi questo? Bene, allora io sto dicendo che tutto quello che cade o può cadere sotto l'intelletto infinito di Dio, tutto questo segue dalla stessa natura di Dio necessariamente, per necessità. Cioè, Dio non può fare nulla per modificare la propria natura, per limitare la propria natura. Non è possibile che nella natura di Dio siano implicate X cose e Dio decida invece che dalla sua natura ne seguano Y. Questo è impossibile. Proprio perché questo derivare, questo seguire, è un seguire necessario. È un seguire necessario, naturale, per natura. Come dalla natura del fuoco segue che il fuoco scalda, segue il calore, così dalla natura di Dio seguono tutte le cose che devono seguire. Questo agire per natura o agire per essenza, no? Mediante la propria essenza, questo significa che Dio non è un ente capriccioso. Questo significa che Dio non può fare il contrario di quello che fa, o non può fare diversamente da come fa. Nel breve trattato ci sono due o tre capitoli nei quali discute ampiamente tutto questo, e discute anche l'obiezione di quelli che dicono: ah, ma se tu neghi che Dio possa non fare ciò che fa o fare ciò che non ha fatto, tu limiti la sua onnipotenza. E Spinoza dice: no, è proprio il contrario, è esattamente il contrario, cioè significa considerare Dio impotente se tu pensi che non faccia tutto ciò che può fare o che possa correggere ciò che ha fatto o che possa distruggere ciò che ha fatto. E qui, insomma, inizia sin dalle pagine del breve trattato questa lotta frontale, esclusiva, campale, diretta contro quel concetto di onnipotenza che farebbe coincidere l'onnipotenza di Dio con la potenza capricciosa dei re. Questo è un esempio che fa Spinoza nel Trattato Teologico Politico. La potenza di Dio non è come la potenza capricciosa del re che la mattina si sveglia, vuole fare una cosa, dice: conquisto l'Austria, e poi il pomeriggio: no, ci ripenso, non lo faccio più, lo faccio domani. Questo non è Dio. Dio è l'assoluto, e nell'assoluto non c'è prima o dopo, non c'è questo o quello, e non c'è opzione possibile, c'è l'assoluto, cioè c'è tutto. Insomma, come dirà Schopenhauer a proposito della volontà, quando dirà che la volontà in quanto assoluta non si propone fini, non ci sono fini per la volontà, che la volontà è cieca. Cieca vuol dire che la volontà non ha bisogno di vedere. Perché? Perché produce tutto simultaneamente quello che deve produrre. Produce l'erba e la pecora che la mangia. Da qui la grande ingiustizia del mondo, ma c'è poco da fare perché la volontà produce tutto. E così è il Dio di Spinoza. Cioè è questa, lo vedremo adesso arrivando alla posizione 34, questa potenza assoluta
che produce per natura tutto ciò che è producibile, tutto il producibile, esattamente come deve essere prodotto, senza alcun tentennamento o cambiamento possibile, senza alcun ripensamento. Perché? Perché è perfetto così, quello è quello che deve essere, e nient'altro che quello. Vi consiglio di leggere appunto i capitoli 4, 5, 6 del breve trattato. Ieri leggevo, vi ho letto la parte finale del capitolo 6, nella quale appunto Spinoza dice che tutte le cose e azioni esistenti nella natura sono perfette. In particolare, che ripeto, il capitolo 6, va bene, ma adesso lasciamolo da parte. Allora, da questa proposizione 16 segue che Dio agisce per le sole leggi della sua natura e non costretto da nessuno. Quindi, da questo punto di vista, Dio è assolutamente libero, perché per Spinoza la libertà consiste nell'assenza di costrizione. Uno è libero quando non è coatto. L'opposto di libero è coatto, costretto. Ora, Dio non può essere costretto da nessuno perché non c'è altro al di fuori di Dio. Attenzione, ma Dio non è costretto neppure dal bene. Spinoza dice, guardate che sbaglia ancora di più chi dice che Dio agisce in vista del bene, di chi dica che Dio agisce perché è costretto da qualcos'altro. È un grande errore dire questo, perché il bene non esiste, il bene è Dio stesso, cioè la sua natura, quello è il bene. E qui si innesta la polemica spinoziana contro le cause finali. No, non esiste fine in natura, non esistono le cause finali. No, come insomma potete vedere chiaramente leggendo l'appendice della prima parte. Allora, se è così, ci si dice che l'attività di Dio in quanto causa è immanente e non transitiva, e poi ci sono nelle proposizioni 21, 22, 23 la dottrina dei modi, di cui ho detto qualcosa ieri. Una sottolineatura importante sulla necessità, riguardante la necessità della causazione divina a partire dalla proposizione 26, una cosa che è determinata a operare alcunché è stata necessariamente determinata così da Dio, e quella che non è determinata da Dio non può determinare se stessa a operare, cioè niente può autodeterminarsi a operare qualcosa, ma tutto ciò che opera qualcosa in modo determinato è determinato a operare così da Dio. Così una cosa che è determinata non può rendere se stessa indeterminata. E proposizione 29, in natura non si dà nulla di contingente, cioè che sia indifferente a essere o non essere, la cui natura implichi indifferenza, tanto all'essere quanto al non essere. Di entisi fatti non ce n'è nessuno in natura, non esistono, la contingenza non esiste in natura. La contingenza è soltanto una nostra rappresentazione delle cose, derivante dal limite inerente alla nostra conoscenza, cioè alla nostra capacità di rappresentarci la totalità delle cause. Siccome non siamo in grado di rappresentarci la totalità della serie causale, quindi non sappiamo dire se questa certa cosa sarà o non sarà, perché non conosciamo con sufficiente ampiezza la serie delle cause che la determineranno, noi diciamo potrà piovere o non potrà piovere.
Pioverà o non pioverà. Ma oggi che conosciamo abbastanza la serie delle cause, possiamo dire alle 14 del pomeriggio su Napoli pioverà. E per lo più ci indovinano. Insomma, potrà essere alle 14.10 o alle 14.10, ma insomma la possibilità di conoscere tutto lo spettro delle variazioni sulla faccia del pianeta consente di fare delle previsioni precise, cioè di dire pioverà o non pioverà. Quindi che piova o non piova non è contingente, non è affatto contingente. Dal punto di vista della natura, pioverà o non pioverà? Sei tu che non sei in grado di determinare se pioverà o non pioverà e quindi dici è contingente, ma sbagliando, cioè proiettando l'imperfezione della tua conoscenza sulla natura della cosa conosciuta. Ecco. Quindi proposizione 29. Non esistono, in natura non si dà nulla di contingente, ma tutto è determinato dalla necessità della natura divina a esistere e a operare in un certo modo. Determinismo assoluto, assoluto. Ed era quello che piaceva molto a Einstein, no? Quando interrogarono Einstein e gli chiesero, dice, ma insomma il tuo Dio com'è, come te lo presenti? Il mio Dio è quello di Spinoza. Lui rispose, e cioè se tu vuoi capire qualcosa, vuoi costruire una scienza della natura, non puoi ammettere buchi, salti, perché lì ti fermi, sei perso. Dunque tutto ciò che esiste, e quindi tutte le cose, tutte le azioni, vedete nel breve trattato di parola, le cose e le azioni, qui si dice tutto ciò che esiste è determinato a esistere e a operare in un certo modo dalla necessità della natura divina. Dove la natura divina, ripeto, non è una natura intelligente, non è Dio che ha deciso come in quel passaggio curioso dello spaccio della bestia trionfante di Bruno, quando chiedono a Sofia, dice ma scusa, arriva Mercurio, Giove manda Mercurio come ambasciatore e lì Saulino, non mi ricordo chi, insomma, chiede a Sofia, ma questo Mercurio, insomma, come fa a eseguire tutte queste decisioni di Giove? Perché per questa notte Giove ha deciso che deve cadere un dente dalla bocca della moglie di, non so, un tale che abitava vicino casa della famiglia di Bruno. 5 talpe devono andare nel suo orto e mangiare 3 piante di carciofi. 10 capelli devono cadere e 15 devono cadere, cioè, è tutta una serie di cose qua. Insomma, tutta questa determinazione, Giove come fa a farla simultaneamente? Mercurio poi, insomma, a trasmettere, lì Bruno si diverte con questa cosa, però la soluzione è no, non è così, perché in Giove tutto questo avviene simultaneamente, ma in Spinoza la risposta non sarebbe neppure questa, perché Giove non intende tutto questo, Giove lo fa, Giove lo produce immediatamente tutto questo, lo produce immediatamente. Sì. Quando Adorno dice che l'Olocausto dimostrerebbe che Dio non è onnipotente, che non è, Adorno non parla di, Adorno non parla del Dio di Spinoza. No, Spinoza direbbe che l'Olocausto, come dire, appartiene alla realtà delle cose così come le maree, così. Dal punto No. Spinoza distingue, come dire, due ordini di valutazione, di considerazione. L'ordine naturale, no? Il punto di vista dell'ordine naturale, e lì bisogna dire che tutto quello che esiste esiste per necessità, cioè è giustificato ad esistere. Se c'è stato un olocausto, ci sono state cause precise per cui questo è avvenuto, cause precise, ok? Dal punto di vista invece dell'uomo, dal punto di vista della civiltà umana, dal punto di vista del bene della società umana, della costituzione degli stati, eccetera eccetera, questo è male, malissimo. Questo è male, malissimo, ma dal nostro punto di vista. Capisce? Dal nostro punto di vista. Allora, se Spinoza dice così, vuol dire che conosce la mente di Dio.
No, no. No, Spinoza non conosce la mente di Dio. La mente di Dio si manifesta nella natura. La natura è l'espressione o manifestazione della mente di Dio. Non c'è nessuna differenza, nessuno iato, nessuno scompenso. Tutta la natura ci parla di Dio. E se nella natura c'è un olocausto, avviene un olocausto, e questo deve essere spiegato, e deve essere spiegato dalle leggi della natura, ma olocausti ci sono tutti i giorni. Tutti i giorni esseri mangiano altri esseri, distruggono altri esseri, noi stessi tutti i giorni distruggiamo altri esseri. Anche l'insalata. Quando mangiamo l'insalata, insomma, l'abbiamo tagliata e ce la mangiamo, per non parlare degli animali, per non parlare... No, non facciamo così. No, non è la stessa cosa. Sì, no, non è la stessa cosa. È la stessa cosa dal punto di vista dell'ordine naturale, no? Complessivo. Ora, noi non diciamo, quando vediamo un pesce grande, una balena che va con la bocca aperta e mangia milioni di pesci, non diciamo, guarda che cattiva che è. Fa quello che deve fare. No? Così anche quell'individuo o quel gruppo di individui che hanno istituito le camere a gas hanno fatto quello che dovevano fare. Hanno fatto quello che non potevano non fare, l'hanno fatto. L'hanno fatto. Ora, da questo punto di vista, Dio non è né buono né cattivo. Come è così, questa è la rerum natura, è la rerum natura. Noi uomini, noi oggi in questa società, in questo particolare, come dire, in questa particolare determinazione della storia umana e non in altre, diciamo che non è giusto uccidere un altro uomo o mangiarsi un altro uomo. Ci sono gruppi umani nei quali invece era considerato bene. Per esempio, un genitore che muore se lo mangiano. Se lo mangiano. Perché? Perché è il modo migliore di assicurargli, come dire, una sepoltura ideale. Che cosa di meglio se non mangiartelo e ce l'hai dentro di te, anziché lasciarlo, no? No, io no, sto dicendo, ecco, io sto dicendo che dal punto di vista della natura, allora bisogna dire che noi non riteniamo che la causa prima, in quanto intelligente, stabilisca un ordine oggettivo e universale del bene e del male, che nessuno però può conoscere se non per rivelazione. Insomma, o lei ammette che Dio decida che cosa è bene e che cosa è male in assoluto e te lo fa sapere, perché lei non è in grado di dedurlo semplicemente dall'ordine naturale, e quindi ricorre alla rivelazione, e questa storia noi la conosciamo, no? È un'esperienza umana compiuta. Oppure lei dice che Dio è la causa assoluta di tutto ciò che esiste, che il bene e il male in natura non esistono, esistono gli enti. Esistono enti, che il bene e il male è un nostro giudizio. Noi decidiamo per noi, dal nostro punto di vista, che cosa è bene e che cosa è male. E questo lo codifichiamo in leggi, no? E queste leggi sono ciò che per noi, in questo per convenzione, in questo determinato lasso di tempo, in questo periodo storico, insomma, costituisce il bene. Siamo noi. Spinoza dice questo. Dice questo. Sì, ma guardi quello che dice Adorno. Come? Non è che l'ho detto io, che l'olocausto dimostrerebbe. Sì, io non ce l'ho con lei. No. Ho capito, però quello che dice Adorno a Spinoza gliel'ha detto già Bleyenberg in una lettera, quando gli dice: scusa, ma allora Nerone che uccide la madre, no? Gli fa questo esempio. E dice: ma è Dio che ha voluto che Nerone uccidesse la madre, dunque Dio è cattivo. E Spinoza allora gli fa questo ragionamento che ho fatto io. No, sì, certo che Dio vuole che Nerone uccida la madre. Cioè, se Nerone uccide la madre, l'ha fatto per necessità della sua natura. Insomma, dal punto di vista di, come dire, della natura oggettiva e universale, ha fatto quello che doveva fare.
È previsto nella natura che un certo uomo uccida la madre, come altri hanno ucciso il padre, come altri uccidono tutti e due, padre e madre, no? Insomma, basta leggere i giornali, non è che sia una cosa tanto strana. Questo però, dal nostro punto di vista, noi lo giudichiamo male perché queste azioni non sono convenienti alla costruzione di una società coesa, eccetera, eccetera, insomma. Allora, detto questo, passiamo subito, perché altrimenti il tempo corre, passiamo... No, 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 ho la macchina, quindi insomma non sono costretto da un treno, insomma, quindi... Va bene, d'accordo, d'accordo, grazie. Dunque, allora, su questo tema noi possiamo ancora vedere la proposizione 33, le cose non hanno potuto essere prodotte da Dio in altro modo né con altro ordine diverso da come sono state prodotte. Perché se noi potessimo ammettere un diverso ordine o un diverso modo, ammetteremmo una mutazione nella natura di Dio, cosa impossibile, e dunque la conclusione che si trae da questa proposizione è che ci sono, infatti, una proposizione che ha poi due lunghi scoli. L'inizio del secondo scoglio dice: da ciò che precede segue chiaramente che le cose sono state prodotte da Dio con suprema perfezione, poiché sono seguite necessariamente da una natura perfettissima data. Né questo fa conoscere in Dio alcuna imperfezione. Infatti è la sua stessa perfezione che ci costringe ad affermarlo. Anzi, dal contrario, seguirebbe in modo chiaro, come ho appena mostrato, che Dio non è sommamente perfetto. Infatti, se le cose fossero state prodotte in altro modo, a Dio si dovrebbe attribuire un'altra natura, diversa da quella che siamo costretti ad attribuirgli dalla considerazione dell'ente perfettissimo, e poi prosegue, eccetera. Ora, a me interessa venire alla proposizione 34, la quale è una proposizione brevissima, con una brevissima dimostrazione, e questa proposizione dice così: la potenza di Dio è la sua stessa essenza. Potentia Dei est ipsa ipsius essentia. Ora, se voi vedete la letteratura critica al riguardo, voi vedrete che, insomma, il 99%, 98-99% degli interpreti legge questa proposizione nel senso che ho finora illustrato, e cioè che la potenza di Dio si esplica nei limiti dell'essenza di Dio, coincidendo con la sua stessa essenza. Tutta la potenza di Dio si esprime attraverso la medesima essenza di Dio. Insomma, la potenza di Dio non può debordare questi limiti. Ora, questo è vero, verissimo, non c'è nessun dubbio al riguardo. Io penso che questa proposizione possa e debba anche essere interpretata in un altro senso, che non è contrario o escludente il primo, affatto, ma costituisce, come dire, la ragione ultima anche del primo senso, e cioè che l'essenza di Dio, non solo la potenza, si riduce all'essenza, coincide con l'essenza, ma anche l'essenza di Dio coincide con la potenza. E cioè, se ci chiediamo che cosa è Dio, qual è la quiditas di Dio? La quiditas di Dio è potenza, potenza assoluta. E qui noi ritroviamo, se diamo questa lettura, e certamente possiamo darla, nulla vieta di dare questa lettura, ma se noi diamo questa lettura, allora poniamo con questa proposizione la filosofia di Spinoza in linea con una evoluzione del pensiero, con una linea evolutiva del pensiero occidentale, almeno a partire da Cusano, per fermarci, come dire, alla prima modernità. Per me la modernità comincia con Cusano. Cusano è il primo autore della filosofia moderna. Da Cusano, Bruno, Spinoza, ho citato prima Schopenhauer, forse Bergson, insomma, esiste una linea evolutiva secondo la quale il principio si riduce a potenza, coincide con la potenza assoluta. Insomma, che cos'è
l'essenza della sostanza. Abbiamo detto già molte volte, l'essenza della sostanza è espressa dalla infinità dei suoi attributi. Sì, d'accordo, ma nel senso che gli attributi sono ciò che l'intelletto percepisce dell'essenza della sostanza in quanto determinazioni. Ma la sostanza in quanto sostanza, che non è in sé in quanto sostanza identificabile con l'uno o con l'altro degli attributi, perché essendo tali attributi realmente differenti l'uno dall'altro, cioè non aventi nulla in comune l'uno con l'altro, se la sostanza si identificasse con uno di essi, non potrebbe essere l'identico soggetto o sostanza degli altri. È chiaro? Insomma, se la sostanza in quanto sostanza fosse pensiero, pensante, non potrebbe costituire l'identico soggetto dell'estensione, perché l'estensione non ha nulla in comune con il pensiero. E dunque, perché la sostanza sia l'identico soggetto di tutti gli attributi, che non hanno nulla in comune l'uno rispetto all'altro, deve essere indifferente rispetto a questi attributi. In questo senso dico che la sostanza deve essere indeterminata rispetto agli attributi. Ma al tempo stesso, se l'essenza della sostanza è potenza, cioè se questa sostanza non è niente altro che una potenza assoluta, anche questa potenza deve essere indifferente, cioè indeterminata. Non una potenza di pensare, non una potenza di estendersi o di essere corpo o di muoversi, non una potenza di, ma una potenza allo stato puro, cioè, come diceva Cusano, un posse ipsum, un posse in quanto posse, perché simultaneamente si possa esprimere come potenza di pensare, come potenza di estendersi, come potenza di muoversi, come potenza di. Questo è un punto, secondo me, insomma, imprescindibile per capire alcuni tratti caratteristici della filosofia di Spinoza. Allora, come mi rappresento questo, il rapporto tra la potenza, la sostanza, gli attributi? Se noi possiamo rappresentarci la sostanza, insomma, come un punto, come ci pare, no? Possiamo rappresentarcela come un punto, no? Immaginate un punto da cui si dipartano n raggi, che sono gli attributi, va bene? Se questa sostanza è potenza, e la potenza per sua natura agisce, no? La potenza agisce, che fa la potenza se non esplicarsi? Questa potenza si esplica simultaneamente sotto tutti gli attributi. Per cui, se noi prendiamo, adesso io insomma esemplifico, quindi gli esempi in filosofia, come sapete, si possono usare, ma poi si devono buttare, sono come le impalcature, insomma, che non è che devono rimanere in piedi gli esempi, servono per arrivare a capire quello. Allora, se noi determiniamo, per esempio, un atto A della potenza, questo atto A della potenza neutra e indifferente della sostanza, nell'attributo pensiero è l'idea A, nell'attributo estensione è il corpo A, negli altri attributi è X, Y, Z, eccetera, non sappiamo, perché non li conosciamo, perché non ne facciamo parte. Spinoza qui una volta in una lettera fa un esempio per far capire questa cosa, dice: se nel nostro sangue, nel nostro sistema sanguigno, immaginiamo che ci sia un animaletto, che esista un animaletto, va bene? Quale, insomma, vive nel sistema sanguigno, questo conoscerà tutto del sistema sanguigno, ma non potrà sapere niente di tutti gli altri sistemi che costituiscono il corpo umano. Ora, l'intero è come il corpo umano, costituito da vari sistemi, corrispondenti ciascuno a un attributo o a più attributi, dei quali chi non ne partecipa non sa nulla. Insomma, Spinoza ammette la possibilità in questo modo di mondi paralleli, no? Come la fisica contemporanea pare, insomma, ipotizzi,
Solo che non si può passare da un mondo all'altro, perché sono incomunicanti. Allora, a parte questo, torniamo a quell'atto A della potenza, che è idea nel pensiero e corpo A nell'estensione. L'idea A e il corpo A, da un punto di vista ontologico, sono due cose diverse o sono la stessa cosa? Sono due cose diverse e la stessa cosa, perché se il pensiero e l'estensione sono essenze diverse che non hanno nulla in comune, sono realmente differenti e quindi sono due cose diverse, va bene? Ma al tempo stesso ciò che determina come ha il pensiero e come ha l'estensione è la stessa cosa, cioè è quel medesimo atto della potenza della sostanza. Per cui ontologicamente, al di là, come dire, dei fenomeni corpo-mente, corpo e mente sono una sola e medesima cosa, un solo e medesimo individuo. E come dice Spinoza più volte, no? L'uomo è un solo e medesimo individuo, una sola e medesima cosa che si esprime simultaneamente sotto due attributi diversi. Non due cose diverse, una sola e medesima cosa. Ma questa sola e medesima cosa, attenti, non è una sostanza, è un modo. Ma per essere un modo che si esprime sotto due modi che non hanno nulla in comune, questo modo unica e medesima cosa può essere pensante oppure può essere in sé esteso? No. No, perché se questo A, questa determinazione della potenza della sostanza A, fosse pensante, non potrebbe esprimersi come stesa. E se fosse stesa non potrebbe... Dunque, deve mantenere, anche nella sua determinazione, l'indifferenza e neutralità della potenza assoluta. In natura la potenza è unica, non ci sono più potenze, la potenza è una sola, la forza è una sola. Su questo Spinoza è chiarissimo, lo dice più volte. Esiste una sola forza in natura, che è quella della sostanza. Questa forza unica della sostanza è neutra, è indifferente. Insomma, è come il raggio di luce che penetra in una vetrata fatta di colori diversi, di vetri diversi. Il medesimo raggio per terra si esprime attraverso luminosità diverse, giallo, verde, rosso, eccetera. Ma se andate poi a esaminare, vedrete che il raggio è lo stesso, la luce è la stessa. Non c'è una luce verde, una luce rossa o una luce gialla. La luce non ha colore. Assume il colore della determinazione che attraversa, nella quale si esprime, ma in sé non è colorata. E questo Spinoza lo sa benissimo, per esempio, a proposito dei colori, che non esistono colori in natura. Lo dice chiarissimamente, per Spinoza tutte le qualità sono secondarie, tutte, salvo una. La natura possiede soltanto una qualità, moto e quiete. Tutto il resto è nostra rappresentazione, il caldo, il freddo, il dolce, l'amaro, il colore, il ruvido, il liscio, eccetera, eccetera. Tutto questo ha a che fare con la nostra rappresentazione. Non sono proprietà delle cose. Quando Boxel, insomma, che lui aveva conosciuto forse a Utrecht, gli scrive a proposito degli spiriti e gli dice, vuole dimostrargli che esistono in natura degli spiriti, che l'esistenza degli spiriti contribuisce alla bellezza dell'universo, alla sua perfezione, che l'universo sarebbe più imperfetto se mancassero gli spiriti, eccetera. Insomma, ci sono 4-5 lettere nelle quali si scambia, insomma, Spinoza gli, insomma, con un po' di fatica però gli sta dietro, nel senso che gli dice, ma no, ma guarda, ti sbagli, ma portami una dimostrazione, uno straccio di dimostrazione che sia minimamente credibile, insomma è questo là, porta. A un certo punto gli presenta gli argomenti logici, uno di questi è quello della bellezza, e Spinoza dice, ma caro signore, gli dice, ma la bellezza non esiste in natura, la bellezza è una nostra rappresentazione, una bellissima mano vista al microscopio è orrenda. No?
Ora lui costruiva le lenti per i microscopi, quindi insomma dice, prova a mettere una bellissima mano sotto un microscopio, vedrai che è orrenda, piena di cavità, anfratti, rughe, eccetera, eccetera. Insomma. Quindi dipende insomma, dal sistema di rappresentazione il nostro giudizio sulla realtà. Ecco, allora, quella potenza che si esprime come corpo e come me, quella determinazione della potenza unica, della sostanza, che si esprime come corpo e come mente, quella per esprimersi simultaneamente come corpo e come mente deve essere indifferente, neutra, mantenere la sua neutralità. E dunque che cos'è questo uomo, per esempio? In sé, al di là dei fenomeni attraverso i quali si manifesta, in sé è una determinazione della potenza neutra della sostanza, è una potenza neutra che si esprime, deve essere neutra perché si esprime attraverso questi due attributi simultaneamente, ma il luogo della mutazione o dell'evoluzione o dei cambiamenti, delle affezioni, delle modificazioni, insomma, è questo neutro, e per questo simultaneamente si danno nelle due manifestazioni, non perché dal corpo si passi alla mente o dalla mente al corpo, ma perché il corpo e la mente simultaneamente esprimono queste modificazioni. Insomma, il mondo di Spinoza, se noi lo guardiamo attentamente, è un mondo di forze, niente altro che un mondo di forze. Noi siamo forze che si esprimono fenomenicamente come corpo e come mente, ma siamo forze. E non è a caso che, insomma, quando costruisce la dottrina giuridica e politica, ricorre alla nozione di forza, dicendo che ognuno ha tanto diritto quanto ha di forza. Ma per capirci ancora meglio, e per, adesso non mi ricordo ieri chi è che mi aveva posto la questione del Conatus, forse il professor Tonini, no. Non c'è più, la questione del Conatus. Ecco, allora... ho capito, sì. Allora, se noi passiamo adesso a un altro luogo che avevo indicato ieri, e cioè alla definizione dell'affetto, lì ci troviamo di nuovo dinanzi a questa struttura bipolare, quando Spinoza dice che per affetto intendo le affezioni del corpo e simultaneamente, questo simul ritorna sempre sia nella definizione dell'uomo sia nella definizione dell'affetto, e simultaneamente l'idea di queste affezioni. L'affetto dunque è insomma questa struttura che tiene insieme il corporeo e il mentale, no? Che riguarda contemporaneamente il corporeo e il mentale, ma anche qui un conto è dirlo, un conto è pensarlo, cioè come lo pensi, come la pensi questa struttura che contemporaneamente tenga insieme cose che non hanno nulla in comune tra loro. E non lo puoi pensare se tu non lo pensi in termini di potenza. E la dimostrazione che vi posso offrire è la seguente. Andate a vedere la definizione della prima determinazione dell'affetto. Spinoza tratta gli affetti nella terza parte. Alla fine della terza parte fa un riassunto, un elenco, con definizione di tutti gli affetti di cui ha trattato nella parte, va bene? Il primo affetto di cui dà la definizione è quello di cupiditas. Che cosa intendo per cupiditas? La cupiditas è l'essenza stessa dell'uomo, in quanto è determinato ad agire da una qualche affezione data, va bene? Limitiamoci alla prima parte. Per cupiditas intendo l'essenza stessa dell'uomo, cioè il quid est dell'uomo, la quiddità stessa dell'uomo. Ora, la cupiditas che cos'è? Attraverso alcune riduzioni noi possiamo arrivare a sapere che cos'è la cupiditas. La cupiditas, ci dice, si distingue dall'appetitus semplicemente perché è un appetitus accompagnato da consapevolezza, da coscienza.
ma di per sé non è altra cosa che un appetitus, cioè un moto, una tendenza, no, a acquisire qualcosa, a possedere qualcosa, a ottenere qualcosa, il nostro appetitus. Ma l'appetitus che cos'è a sua volta? L'appetitus è una forma del conatus, cioè è un modo con il quale il conatus si esplica. E il conatus che cos'è? E il conatus è una vis, è una forza, è una potenza. È la potenza che ciascun ente possiede, mediante la quale si organizza per permanere nell'esistenza, per conservare l'esistenza. Questo è il conatus. Dunque, il conatus, io l'ho tradotto sforzo, mi sembrava proprio brutto come parola, e anche forse fuorviante, nel senso come se uno ci potesse mettere del suo. Non è uno sforzo, perché è una pulsione, è una spinta, no? È una spinta. E conari, il verbo conari, l'ho tradotto sempre essere spinto a, perché in natura esiste una sola forza, che è la forza efficiente. Esiste una sola causa, la causa efficiente per Spinoza. Non esiste causa finale, causa materiale, causa... La forza è efficiente. Dunque, non è un istinto, si può dire istinto, istinto primitivo, primordiale. L'istinto è un modo con il quale si può esprimere il conatus. L'istintus è una forma di espressione del conatus, ma il conatus è una forza. Non è una forza che tu possegga. È quella forza con la quale tu ti identifichi, sei tu. Tu sei quella forza. Tu sei quella forza, determinata naturalmente. Determinata significa posta entro limiti, maggiore o minore di altre forze, e così costituita. E così costituita. Dunque, l'essenza dell'uomo è questa forza, nient'altro che questa forza, la quale però deve essere pensata come indifferente, non una forza di pensare, capite? Perché altrimenti non potrebbe essere una forza di essere esteso. Dunque, l'uomo è una forza determinata mediante la quale tende a conservare la propria esistenza. Questa forza istituisce tutte le strategie possibili per ottenere il proprio fine, che è la conservazione. Tra queste strategie c'è anche quella della conoscenza. La conoscenza è una funzione del conatus. Non è separata dal conatus, non è separabile dal conatus. E se il conatus è l'affectus, allora la conoscenza è una funzione dell'affetto. E nello scoglio della proposizione 9, se non mi ricordo male, della terza parte, c'è una conclusione. Spinoza giunge a una conclusione terrificante per la filosofia tradizionale. Vediamo un po' se mi ricordo bene. Eccolo, sì. Perché rovescia l'ordine con il quale la filosofia tradizionale pone il rapporto tra conoscenza e affetto. Per esempio, noi diciamo: io conosco che questa cosa è buona, dunque la voglio. Prima c'è il giudizio sulla bontà o cattiveria di qualcosa, e poi dopo la volontà si mette in moto, no? Questo si pensa. E qui Spinoza invece rovescia. Dice lo scoglio, ve lo leggo tutto, tanto è breve: questa pulsione, quando è riferita soltanto alla mente, si chiama volontà. Ma quando è riferita insieme alla mente e al corpo si chiama appetito. Questo, l'appetito, non è altro che la stessa essenza dell'uomo, dalla cui natura segue necessariamente ciò che serve alla sua conservazione. Perciò l'uomo è determinato a fare tali cose. Inoltre, tra l'appetito e la cupidità non vi è altra differenza se non che la cupidità si riferisce per lo più agli uomini in quanto sono consapevoli dei loro appetiti. E perciò può essere così definita: la cupidità è l'appetito con la coscienza di sé. Ecco la conclusione.
che Schopenhauer nel mondo come volontà e rappresentazione si attribuirà come sua grande scoperta rivoluzionaria. In realtà cita la lettera Spinoza. Ancora non è stato fatto uno studio sistematico. C'è un ragazzo al quale io, insomma, sto seguendo, una speranza che riesca a fare questo studio sistematico di lettura, come dire, in filigrana dei testi di Schopenhauer, che lui saccheggia a piene mani Spinoza, ogni tanto lo cita per denigrarlo, no, però poi per lo più prende le cose che prende, che gli interessano, lì non lo cita mai. Allora, da tutto ciò è reso evidente che noi non siamo spinti verso qualcosa, non lo vogliamo, non l'appetiamo né desideriamo perché giudichiamo che sia buono, ma giudichiamo buono qualcosa perché siamo spinti verso di esso, lo vogliamo, lo appetiamo e lo desideriamo. Cioè è la pulsione, cioè il conatus che ci spinge, che ci guida e che determina persino il nostro giudizio. E che determina persino il nostro giudizio, e cioè ci fa giudicare buone le cose che vogliamo. Per cui, attenzione, questo avviene nell'uomo che è dominato dal conatus. Questo è l'uomo schiavo delle passioni, il quale ritiene di muoversi liberamente verso qualcosa perché lo giudica buono. In realtà lo sta giudicando buono perché lo vuole. Il saggio è colui che invece riesce a riconoscere questo movimento, cioè a riconoscere questo nesso, a riconoscere che si sta muovendo verso qualcosa perché è la sua pulsione, è il suo spirito di conservazione che lo porta in quella direzione, ma sa anche che può sbagliare, cioè che quello che ritiene utile può anche non essere utile. Ora, l'uomo virtuoso è quello che cerca il proprio utile, ma l'utile conforme alla ragione. Questo è l'uomo virtuoso, non qualsiasi utile. E l'utile conforme alla ragione è quello che ottiene due risultati primari. Primo, produrre un sistema di conoscenze certe, di conoscenze chiare e distinte, che non significa soltanto conoscenze che possiede il singolo individuo, ma un sistema di conoscenze trasmissibili. Per Spinoza fondamentale è il sistema della trasmissione del sapere, l'educazione, la paideia, intesa nel senso della trasmissione del sapere. Due, queste sono le cose massimamente utili, costruire una società. Dunque, sommamente utile all'uomo, il vero utile dell'uomo è possedere una conoscenza chiara, giungere a una conoscenza chiara, secondo, costruire una società. Questo è ciò che è massimamente utile, perché in questo modo gli uomini diventano, come dicevo ieri, dei per gli altri uomini e non lupi. Dunque, rimane vero che noi, siamo mossi dalla cupidità. Ma all'interno di questo movimento della cupidità o del conatus, che è consapevole di sé, all'interno di questo movimento, proprio in coloro nel quale il conatus acquista consapevolezza, autoconsapevolezza, allora lì è possibile, distinguere l'oggetto e scegliere, orientare il conatus verso un oggetto o verso un altro oggetto. Cioè è possibile che il conatus si orienti diversamente, perché Spinoza ammette, trasferisce anche nel mondo degli affetti quella rappresentazione deterministica e meccanicistica che attribuisce alle leggi naturali, nel senso che
un affetto non è corretto dalla conoscenza del vero in quanto vero. Insomma, quando uno è innamorato, tu prova a farlo ragionare e a dirgli guarda che ti sbagli, guarda questa persona, insomma, non è proprio quella giusta. E provi, vedi se ci riesci. Non ci riesci. Un affetto è corretto solo da un altro affetto contrario e di natura maggiore. Mettigli tra i piedi una persona che sia più bella, che ne so, più saggia, più ricca, dipende dopo, insomma, e vedrai che naturalmente, insomma, questo amore si orienterà diversamente. Andrà verso quest'oggetto e lascerà quell'altro. Questo è un punto sul quale Spinoza è sempre nettissimo nella sua dinamica degli affetti. Lui è sempre contrario all'intellettualismo, all'astrattismo, al razionalismo. La ragione non può nulla, la ragione astratta nei confronti degli affetti. Un affetto può essere vinto solo da un altro affetto. E quindi è necessario rivolgersi a quella forma di conoscenza dalla quale nasce l'amore, e è dell'intelletto. Dall'intelletto nasce l'amore, la ragione non produce amore. La ragione ti fa vedere come le cose stanno, come le cose devono essere, ma la ragione non produce unione con l'oggetto. Ti fa vedere come devono stare le cose, è l'intelletto che invece ti unisce alla cosa. Quindi ci sono queste due forme, l'immaginazione che unisce all'oggetto e c'è l'intelletto che unisce all'oggetto. L'immaginazione ti fa unire ad oggetti inadeguati, illusori per lo più, per sbaglio. L'immaginazione può anche farti unire a un oggetto adeguato, ma per sbaglio, per errore. Solo l'intelletto può costituirti, oggetti reali ai quali unirti con amore. La ragione è il mezzo, no? Che svolge per un verso una azione di correzione dell'immaginazione, nel senso che ti presenta dei quadri diversi, no? Delle valutazioni diverse, ma non ha la forza di correggere. L'immaginazione, quella, continua ad agire così sempre, necessariamente, perché obbedisce a leggi naturali, anche nel saggio, anche nel più perfetto degli uomini. L'immaginazione agisce come agisce nel più imperfetto degli uomini. La differenza è che il più perfetto degli uomini sa che quelle rappresentazioni sono immaginative e quindi limitate, il più imperfetto non lo sa. E dunque le prende per vere, capite? Ecco, la differenza poi invece è che nel più perfetto degli uomini c'è una grande forza dell'intelletto, il quale intelletto riesce a cogliere il vero nesso tra le singole cose, gli enti reali e la causa prima, cosa che invece chi non è dotato di intelletto non fa. È disperso nella molteplicità delle rappresentazioni e non riesce invece a stabilire nessi tra questo molteplice delle rappresentazioni e l'unità della causa dalla quale le cose derivano e in rapporto alla quale è possibile costruire un sistema di idee adeguate. Dunque, questa dottrina della potenza, qualora sia intesa così come vi dicevo, e cioè la sostanza è potenza, non ha una potenza, coincide con la potenza stessa, allora pone la filosofia di Spinoza in questa linea evolutiva della filosofia moderna, di alcuni autori della filosofia moderna, naturalmente, insomma, tra i quali appunto Cusano, Bruno e Spinoza. E questa ci consente, avere anche questo, di poter pensare, per esempio, l'uomo, come dicevo poco fa, secondo un modello unitario e non duale. No, la neurofisiologia contemporanea sta ancora cercando modelli unitari di rappresentazione dell'uomo. Mi colpisce sempre quando leggo Freud, insomma, che Freud non l'ha sfiorato minimamente l'idea di mettere in discussione il modello binario, duale, rapporto mente-corpo, come se l'uomo fosse, non portava assolutamente niente, insomma, quel modello lì per Spinoza non, per questo Spinoza non ha più i problemi di Cartesio, l'ha liquidati totalmente, cioè ha preso
come dire, ha portato alle estreme conseguenze la tesi cartesiana della incomunicabilità. Ma allora, per poter risolvere il problema, ha dovuto fare un passo ulteriore e dire che queste due cose, che sembrano essere totalmente diverse, sono, dal punto di vista degli attributi e del fenomeno, totalmente diverse, ma in realtà sono la stessa cosa. E per questo può esserci comunicazione senza rapporto reciproco. Ecco. Per concludere, io insomma sottolineo ancora una volta quello che dicevo sin dall'inizio, che questa dottrina della potenza, come del resto la dottrina della sostanza, noi non possiamo intenderla se la intendiamo come una potenza determinata. Se la intendessimo come una potenza determinata, come diceva Cusano o Bruno, eccetera, non potremmo più pensarla come l'unica potenza, ma dovremmo pensare a una infinità di potenze. Insomma, avremmo frantumato l'uno e non saremmo più in questa filosofia. Insomma, l'uno, se è principio immanente del molteplice, deve essere indifferente rispetto al molteplice, se no non può essere principio. E sembra una cosa, insomma, tanto semplice, tanto ovvia. Sembrerebbe la prima cosa che è stata pensata dai greci, Anassimandro, insomma, deve aver pensato qualcosa di simile. Non è una cosa tanto strana. E io penso che Spinoza, insomma, pensasse a qualcosa del genere, perché altrimenti il suo sistema non si tiene. Ma facciamo a tenerlo. Per quanto riguarda gli attributi, certo, possiamo discutere infinitamente se sono ciò che l'intelletto attribuisce alla sostanza, oppure no. Esprimono reali determinazioni della sostanza. E perché non si è usciti da questa diatriba? E perché non si è visto che, insomma, per essere reali determinazioni della sostanza, la sostanza deve essere indifferente, neutra. E che male c'è? Ma che male c'è nel pensare alla sostanza indifferente? Perché dualismo? Perché c'è la sostanza. Beh, sì, se lei considera. La sostanza può essere pensata indipendentemente dagli attributi come indeterminata. Sì. All'inizio, sì. All'inizio, perché lui parte da una posizione cartesiana per la quale gli attributi di Spinoza sono sostanze, cioè pensiero ed estensione in Cartesio sono sostanze. È Spinoza che li trasforma da sostanze in attributi di una medesima sostanza. Io direi più che dualista, insomma, perché gli attributi sono infiniti. Noi ne conosciamo due, ma sono infiniti. Insomma, qui il nesso è intelletto attributo sostanza. L'intelletto non coglie la sostanza se non attraverso gli attributi. Ma sa che la sostanza, per essere l'identica sostanza di infiniti attributi che non hanno nulla in comune tra loro, deve essere neutra rispetto alle differenze degli attributi. Indifferente rispetto alle differenze degli attributi, che altrimenti non potrebbe essere, altrimenti si frantumerebbe, si dividerebbe, ci sarebbero tante sostanze quanti attributi. Quindi c'è sempre una trascendenza della sostanza rispetto all'intelletto, ammette una trascendenza della sostanza rispetto. Non una trascendenza. Non può essere così, però. È una trascendenza che riguarda solo l'esistenza, non l'essenza. Che riguarda l'esistenza, non l'essenza. Perché gli attributi non esistono. Gli attributi non esistono in sé. Ma sì, pare di sì. C'è e non c'è, nel senso che gli attributi
esistono di quella medesima esistenza, anche se ciascun attributo può partecipare di quella esistenza a condizione che quella esistenza non sia tutta esaurita da quell'attributo, per così dire, o espressa da quell'attributo. In questo senso quell'esistenza, come dire, resiste, no, alla identificazione con un singolo attributo. È in questa disponibilità della medesima esistenza a tutti gli attributi che non hanno nulla in comune, è in questa sua partecipabilità che risiede necessariamente l'indifferenza di quell'esistenza. Perché se l'esistenza della sostanza si identificasse tutta con un solo attributo, non sarebbe disponibile per gli altri. Non so se mi spiego. No, la quiddità dell'estensione è moto quiete, è la relazione moto quiete. Ecco, allora perché Spinoza parla di quiete? In realtà è tutto un movimento, cioè, vabbè, ex post sappiamo che la quiete non c'è nella nostra realtà, cioè la quiete è assoluta, la quiete non c'è, i sistemi di riferimento sono sempre in movimento rispetto a loro, i sistemi di riferimento inerziali. Però, diciamo, la quiete in che senso? Che lei ha detto può essere massa e energia, va bene. Corrisponderebbe la massa e al moto corrisponderebbe l'energia. Lei ha detto oggi potremmo dire massa e energia, anche se poi la massa è energia, sappiamo che la massa sì, è sì, sì, si trasforma, sì. Sì. Si libera, si libera sotto forma di energia. Sì, infatti. Ma perché parla di quiete? Insomma, in realtà esiste solo il mondo. Cioè, lo sappiamo oggi, ma Spinoza allora non. Scusi, una barca, per esempio, che questo è un esempio cartesiano. Com'è? Siamo tutti in movimento, la terra ruota, gira intorno al sole. Sì, sì, però, sì, sì, però se lei prende una barca che è arenata, no? Poggiata sulla sabbia, sul fondo, va bene? Quella sta ferma, non si muove, l'acqua si muove intorno, ma la barca sta ferma, no? Per me, è un esempio che fa Cartesio, ripreso pure da Spinoza nei principi della filosofia di Cartesio. Per muoverla, questa barca, è necessario esercitare una certa forza, più forte della quiete, cioè di quella forza di coesione o di resistenza che la superficie della barca, la natura del corpo su cui questa superficie aderisce, a cui questa superficie aderisce, oppongono, no? Perché se la barca, come dire, poggiasse per una piccolissima superficie, basterebbe poco per spostarla. Ma se una grande barca aderisse per tutta quanta la sua superficie, o fosse per metà, diciamo, dello scafo sepolto nella sabbia, insomma, ce ne vuole per spostarla. Quindi quella è certamente una forma di quiete. La quiete esiste, come non esiste? Lei può prendere un sasso che sta per terra e quello è inquiete. Gli dà un calcio e quello si muove, e quando è finita la forza quello torna ad essere fermo e sta in quiete. Se sentiamo nell'epoca di Newton che riteneva la quiete assoluta, quindi. E l'altro fatto che la quiddità dell'estensione sarebbe l'estensione? No, la quiddità dell'estensione, l'estensione è niente altro, no, è la relazione moto quiete, questa è la quiddità. Sì, l'estensione non è niente altro che relazione moto-quiete. I corpi sono determinate proporzioni di moto e quiete. Perché l'uomo possa scegliere, pensare che possa scegliere, bisogna che
Sì, no, no. No, se ho capito bene, insomma, Spinoza, insomma, lotta sempre aspramente contro ogni forma di, come dire, estraneazione o differenziazione dell'umano rispetto al naturale. Nella prefazione della terza parte dell'Etica dice espressamente che l'uomo non costituisce un imperium in imperio. Insomma, non è un regno nel regno, un regno autonomo nel regno generale della natura, ma l'uomo è sottoposto, come tutte le altre cose, alle leggi comuni della natura. Quindi, sia esso uomo considerato come soggetto conoscente, sia considerato come soggetto di affetti, gli affetti si producono nell'uomo esattamente per le stesse leggi naturali, come si producono i terremoti, le tempeste, eccetera, eccetera. Ora, l'abbiamo visto prima, l'uomo è determinato ad essere in un certo modo, nessuno si autodetermina, e ad agire in un determinato modo. E allora lei dice, ma se l'uomo è determinato ad essere e ad agire, dove sta la responsabilità? No? Come si istituisce la responsabilità se noi togliamo, la libertà di la libertà, come dire, indifferente di autodeterminarsi? Spinoza dice che questa non c'è. Non c'è proprio, uno si può illudere quanto gli pare, ma non c'è, non è dimostrabile, non è pensabile. E allora il sistema morale, perché scrive un'etica? Che vuol dire? Perché proprio dà il titolo etica? No? Poteva dare un altro titolo, come all'inizio, nelle prime, fino al 65, pare che, insomma, il titolo al quale pensava fosse filosofia, de filosofia, come dirò nella mia filosofia, più volte dice. E poi appare, intorno al 65 appare il termine etica, come sto dimostrando nella mia etica. Oh, perché etica? Perché la filosofia di Spinoza è essenzialmente pratica, cioè nasce da un'esigenza pratica. E anche qui le pagine del trattato sulla mentazione dell'intelletto sono rivelative. Noi abbiamo un fine sommo, un unico fine: raggiungere la quiete dell'animo. Cioè la quiete dell'animo, quella che nell'etica chiamerà acquiescenza animi, come forma suprema possibile di beatitudine umana. Quando è che l'uomo è beato? Felice, quando il suo animo è sostanzialmente, come dire, indifferente alle variazioni che in esso producono le cause esterne, quando è quieto, quando sta in sé, quando riesce a resistere il più possibile alla fluttuazione che invece gli è imposta dal movimento delle cause esterne, dalle vicende esterne, dalla forza della fortuna, dalla serie delle cause esterne. Ecco. E come si fa per arrivare a questo? In questo consiste la sua libertà. La libertà non assoluta. Ieri parlavo di liberazione. No? Come si fa ad arrivare a questo? Attraverso la conoscenza. La conoscenza è il criterio, come dire, è lo strumento della liberazione. Se tu conosci, allora puoi dare a ogni cosa il suo rilievo, quello che gli compete nell'ordine della natura. Se non conosci, sei travolto comunque, intendiamoci, perché anche se conosci sei travolto, ma se conosci non sei travolto nella tua rappresentazione delle cose, puoi non essere travolto nella tua rappresentazione delle cose, e quindi tu la responsabilità, quindi non c'è responsabilità nei confronti della natura, nessuna responsabilità. La responsabilità nasce nei confronti dell'uomo, quindi la responsabilità nasce sulla base del diritto e nel momento in cui tu aderisci a una certa società. Spinoza su questo è molto chiaro. Una volta che tu, se tu non sei d'accordo con la società nella quale ti trovi a vivere, te ne devi andare. Ma finché ci stai devi obbedire alle leggi.
Se tu fai parte di una certa società, devi obbedire alle leggi. Devi avere il diritto naturale di contestare le leggi. Per diritto naturale ti appartiene di manifestare il tuo pensiero, cioè di pensare diversamente e di manifestare la diversità del tuo pensiero. Questo ti appartiene per natura. Questo è un diritto inalienabile. Quando gli uomini si mettono insieme e alienano i propri diritti nelle mani del sovrano, quale che sia la forma della sovranità, monarchica, aristocratica, democratica, non importa, ci sono alcuni diritti però che non sono alienabili, perché alienati quei diritti tu cessi di essere un uomo, ne viene meno l'umanità. Inalienabili sono i diritti alla libertà di pensiero, alla libertà di parola. Attenzione, di parola, nello Stato moderno. E questa è una delle ragioni per cui questo libro è stato bruciato, proibito, liberato, da tutti gli stati e da tutte le chiese, no? Che significa questo? Significa che anche all'interno dello Stato permane un diritto di natura e quindi la possibilità del rovesciamento dello Stato, ma del rovesciamento che avviene quando il sovrano ha perso il diritto. Perché? Perché ha perso la forza. Se la maggior parte dei cittadini si pone in opposizione al sovrano, il sovrano ha perso il diritto perché è diventato più debole. Questo rapporto tra forza e diritto, che appartiene allo Stato di natura, Spinoza lo mantiene anche all'interno dello Stato, delle società. Vige lo stesso rapporto. Non è che la democrazia ha diritto, diciamo, che la maggioranza nel sistema democratico ha diritto di governare perché è più intelligente. No, semplicemente perché è più forte. Spinoza, da questo punto di vista, è un aristocratico e la pensa come Galilei. E cioè, uno solo può essere più intelligente di un'intera moltitudine. Cioè può vedere molto più. Lo ricordate? C'è un esempio molto bello di Galilei in un opuscolo intitolato Esercitazioni matematiche ed altre, insomma, un piccolo, nel quale spiega la differenza, insomma, in che cosa consiste il discorrere, il discorso, quindi l'attività mentale. E dice: il discorrere è come il correre e non è come il portar pesi. Se voi dovete portare un peso, trasportare un peso, e prendete 100 cavalli frisoni, quei cavalli grossi, larghi, che tirano gli aratri, insomma, e certo, 100 cavalli frisoni portano un peso molto più grande di un solo cavallo berbero. Ma se li fate correre, 100 cavalli frisoni non corrono più velocemente di un solo cavallo berbero. Ora, il discorrere è come il correre e non è come il portar pesi. Ecco, questo è il pensiero classico, diciamo, insomma, aristocratico. E Spinoza pensa la stessa cosa, cioè in democrazia non è che, anche se però Spinoza qui ammette che non rispetto alla verità speculativa, ma rispetto alla verità pratica, che è quella che si deve cercare poi nella politica, cioè il bene comune, i più possono avvicinarsi a definire il bene comune, cioè il bene dei più, meglio di quanto non possano farlo solo pochi. Questo lo riconosce, lo ammette. Per questo, per lui, la democrazia è migliore delle altre forme di governo, perché i più possono determinare meglio il bene dei più di quanto non lo possa determinare uno solo. Ma non è una regola assoluta e necessaria, diciamo, è una regola che trova la sua giustificazione nell'ambito della prassi. Ecco. Ah sì, sì, certo, sì, chiaro. No, rimane sullo sfondo, rimane sempre vero. È una possibilità che rispetto al bene comune, diciamo così, più teste, diciamo così, soprattutto quando queste teste sono quelle interessate a quel medesimo bene comune, possano determinare quello che è meglio, va bene? Ma è solo una possibilità, non è una necessità. Alla stessa maniera, la filosofia fa conseguire alla pace,
Sì, lo dice in una lettera, nella risposta a Burke, Albert Burke. Era un giovane che era andato in Italia e che si era convertito al cattolicesimo e che era entrato poi nell'ordine francescani. E poi sarà noto come Franciscus de Hollandia. E allora a un certo punto decide di scrivere una lettera a Spinoza per cercare di convertirlo, no? Per scuoterlo dal suo ateismo, eccetera. E scrive questa lettera, insomma, molto veemente, e Spinoza gli risponde. E nella risposta, appunto, gli dice... perché lui, Burke, tra le altre cose, dice: tu, superbo, traviato dal demone, dal demonio, eccetera, insomma, come fai a sapere che la tua filosofia sia la migliore di tutte, eccetera? E Spinoza gli risponde: io non penso affatto che la mia filosofia sia la migliore di tutte, ma so che è vera. E se mi chiedi come faccio a sapere che è vera, ti dico che lo so allo stesso modo con cui so che gli angoli interni di un triangolo sono uguali a due retti, no? Per lo stesso criterio. E se anche non fosse vera, tuttavia, io sarei vivo, insomma, quello che mi interessa è di poter vivere con questa filosofia, di poter vivere in serenità e in pace e di migliorare di un grado ogni giorno, no? Di un gradino ogni giorno. Se anche un giorno io mi accorgessi, no, che questa filosofia è falsa, tuttavia il fatto che con questa filosofia io attraverso la vita con serenità e mi miglioro ogni giorno di un grado, questo mi basta. Questo era così. Ma probabilmente Spinoza non avrebbe accettato la lettura di Hegel per la ragione che Spinoza ammette che esista nella sostanza anche un intelletto, che questo intelletto sia un modo chiaro, infinito ed eterno. E che in questo modo infinito ed eterno, però, come dire, l'autoconsapevolezza della sostanza si dia. Capito? È vero, la sostanza di Spinoza non si trasforma mai in soggetto. Questo sì. La soggettività, per così dire, non si dà neppure in quell'intelletto infinito ed eterno. Perché anche quello in qualche modo è una struttura. La soggettività in qualche modo si dà soltanto nel finito. Però quello che distingue queste due filosofie è che in Hegel, tutto sommato, Se mi sbaglio mi corregga, in Hegel tutto sommato permane ancora una idea della sostanzialità. Le cose continuano a essere delle sostanze. In Spinoza invece le cose esistono senza essere sostanza, per cui non hanno un in sé le cose,
ma sono relazioni. Cioè ogni cosa non è niente altro che un intreccio di forze. Noi diciamo è una forza, ma questa forza non è sola, non è isolabile da un contesto. Capite? Non è isolabile da un contesto, perché quella forza è tale perché è l'incrocio attuale di una serie indeterminata, nel senso non determinabile, di forze. E noi esistiamo perché c'è l'aria, perché c'è la luce, per tante altre cose. E noi non siamo separabili o isolabili, non siamo in sé, noi siamo in altro. Siamo tanto poco in noi che se non fossimo in altro non esisteremmo. Capito? Ecco, questa è la grande differenza, cioè che Spinoza, insomma, per la prima volta, come dire, cerca di pensare al di fuori, avendo cancellato radicalmente questa illusione della sostanza, del finito come sostanza. Cioè non pensa più il finito come sostanza, il che significa che il finito è soltanto relazione. E oggi con la complessità questo è coerente. Esattamente. Alcune tendenze anche della filosofia analitica, insomma, vanno in questa direzione, cioè di pensare gli enti come relazioni e non come sostanze. Sì, no, capisco. Ma Spinoza distingue appunto questi due momenti. Anche in Spinoza c'è questa distinzione, e cioè l'azione e la passione, l'agire e il patire. E dalla distinzione di questi, di questi due modi di essere deriva la libertà o la non libertà. Insomma, l'individuo che è in grado di agire in base alla propria natura, ma una natura non astrattamente considerata, come se fosse un in sé immutabile, immodificabile. No, perché qui bisognerebbe dire ancora un'altra cosa prima di chiudere, che quando parliamo di natura, per esempio, umana, Spinoza non parla di una natura umana astratta, ma parla della natura di Pietro. L'accennavo l'altro giorno. Il suo problema è di trovare una definizione dell'ente particolare individuale. Perché? Perché solo il particolare e l'individuale esiste, la res singularis è reale. Quindi se io dico Pietro è un animale ragionevole, e Spinoza dice tu non hai definito Pietro, perché la stessa definizione la usi per Paolo, per Giovanni, per chi ti pare. Dunque bisognerà che all'essere animale ragionevole tu aggiunga qualcosa che è proprio di Pietro, che definisce Pietro e che lo distingue da Paolo e da tutti gli altri. E come si fa? C'è quella definizione 2 della seconda parte che riguarda ciò che compete all'essenza di una cosa. Che cosa compete all'essenza di una cosa? E dice, compete all'essenza di una cosa ciò che, posto, la cosa è posta, tolto, la cosa è tolta. E va bene, fin qui, insomma, tutto quello che era stato detto tradizionalmente. Ma anche, viceversa, ciò che senza la cosa non può né esistere né essere concepito. Cioè appartiene all'essenza di Pietro non solo ciò che posto pone Pietro, ma anche ciò che senza Pietro non può né esistere né essere concepito. E come si fa? Come si fa? Cioè come fai a dire senza Pietro? Pietro, come diceva lui l'altro giorno, è in evoluzione, devi aspettare che sia morto per darne una definizione. Cioè per dire che cosa è stato Pietro, in che cosa si è distinto da Paolo, e così via dicendo. E qui certo, insomma, al tempo di Spinoza la possibilità di, come dire, dare una risposta a questa difficoltà, che Aristotele stesso aveva visto quando Aristotele diceva non c'è difficoltà dell'ente particolare o individuale, non c'è definizione dell'ente particolare o individuale, no? Ma solo della specie,
per questa, anche per ragioni, come dire, di conoscenza, di carattere scientifico, insomma. Oggi, però, Spinoza pone un'esigenza logica, e questa è un'esigenza logica. Le specie non esistono in natura, i generi non esistono in natura, sono nostre astrazioni. E non esiste il genere del cavallo, esistono i cavalli. E allora, se tu devi dare la definizione di un cavallo, devi dare la definizione di quello, di quell'altro. E allora, come lo definisci? Cioè, pone questa esigenza. La risposta non ce l'aveva, ma l'esigenza la pone. Noi oggi abbiamo una risposta. Il DNA non è forse l'essenza di Pietro? Cioè, se tu ti dire in che cosa consiste Pietro? È in questo. È che lo distingue da tutti gli altri uomini, per esempio. Esiste questo quid che ti distingue da tutti gli altri uomini e che deve rientrare nella tua definizione. O no? Sì, non è solo quel DNA, c'è anche oggi si rivaluta l'RNA. Sì, va bene. Sì, però sì. Volevo chiedere di sostenere ancora questo, penso che lei sarà d'accordo. Sì. Quindi è inutile cercare l'insè nelle cose, nelle persone, perché l'insè deve essere esaminato poi da tutte le relazioni che esso include. Quindi il per sé si può trovare, ma l'insè è inutile trovare, cioè è una fatica vana. Dunque, sì, adesso le racconto questo è un aneddoto, insomma, fatto. È venuto un ragazzo che fa una tesi di dottorato, che in un altro dottorato, insomma, è venuto a chiedermi se accettavo di seguirlo su una tesi che si proponeva di indagare il nesso interno-esterno in Spinoza. Interno-esterno. Io sono stato a sentirlo, insomma, sì, insomma, non mi pare che esistano, insomma, indagini partite su questo argomento, dico, però ho qualche dubbio che lei riesca poi a... E insomma, lui ci ha lavorato per un po', dopo alcuni mesi, insomma, è arrivato alla conclusione che questa distinzione non c'è in Spinoza interno-esterno, cioè il concetto dell'interno, di qualcosa che abbia una sua internità, di fatto non c'è, proprio per questo adesso ci è arrivato, insomma, questa... Quello che sì, e si è messo anche a cercare appunto le occorrenze del lemma internus e praticamente sono nulle. Adesso non so, non mi ricordo, lo stavo facendo ultimamente, ma pare che insomma siano rarissime il termine internus, proprio Spinoza non lo utilizza. Perché una interiorità perché quello che interessava è l'interiore e l'esteriore, insomma questo rapporto tra interiore e esterno anche in relazione alla fenomenologia contemporanea, insomma queste cose qua. Adesso ha capito, insomma, sì, che non c'è, no. No, non è che non c'è, insomma, lui parla della nostra natura, no? Della nostra natura. È chiaro che ogni ente ha una sua natura, una sua definizione, insomma, e quindi quando un ente riesce ad esprimersi in relazione alla propria natura, prevalentemente, non totalmente che è impossibile, ma prevalentemente, essendo causa adeguata delle proprie azioni, in quanto quelle azioni esprimono la sua natura, è libero. Cioè dipende meno dalla forza delle cause esterne. Quando invece non agisce in forza della sua natura, ma perché è determinato dalle cause esterne, è costretto e quindi non è libero. Capisci? Ora però... Quindi che cosa sia, in che cosa consista la nostra natura, questo non lo conosciamo astrattamente, ma lo dobbiamo conoscere, come dire, concretamente, nel senso che insomma questa conoscenza è il risultato di una indagine comparativa tra ciò che noi siamo e ciò che sono le cose che sono fuori di noi, in modo tale da poter sapere qual è la nostra potenza e qual è la potenza delle cause esterne e che cosa noi possiamo rispetto alla potenza delle cause esterne, no? È necessario cioè fare prima istituire questa indagine relativa alla potenza di tutti i soggetti in questione, insomma in questo immenso dramma, per sapere che cosa noi possiamo e che non possiamo. Quello che noi possiamo esprime la nostra natura. Ora però quello che noi possiamo
lo determiniamo anche in base all'idea che noi ci facciamo di noi stessi e del nostro fine. Perché all'inizio della quarta parte dell'Etica c'è una prefazione, una breve prefazione, la quale proprio ragiona su questo tema e dice: ma se vogliamo stabilire qual è il bene dell'uomo, noi dobbiamo darcelo, dobbiamo stabilirlo noi, cioè dobbiamo rappresentarci l'idea di un uomo perfetto, che non esiste in natura, ma che noi possiamo rappresentarci e dire: questo sarebbe un uomo perfetto. Tutto quello che va in questa direzione, cioè che agevola il conseguimento di questa perfezione, lo chiamiamo bene. Tutto quello che ostacola il raggiungimento di questa perfezione lo chiamiamo male, va bene? E allora noi diciamo che un uomo, per che sia avviato, perché si muova nella direzione di questo ideale, no? Deve fare certe cose, e facendo certe cose migliora, come dire, perfeziona la sua natura. In questo progredire da una perfezione minore a una perfezione maggiore consiste la gioia. Quindi la gioia non è qualcosa che noi otteniamo quando siamo arrivati lì, cioè a conseguire quella natura perfetta, perché non la conseguiremo mai. La gioia sta nel passare da una perfezione minore a una perfezione maggiore. E per questo in quella lettera diceva: progredendo ogni giorno di un grado, cioè vivendo nella gioia. Progredire di un grado significa vivere nella gioia. Diminuire di un grado significa vivere nella tristezza. La gioia e la tristezza sono passaggi, sono stati di mutazione, sono mutazioni, non sono stati, ecco, sono mutazioni. Da una perfezione minore a una maggiore, da una maggiore a una minore. Quindi, in questo senso, prima dicevo, la filosofia di Spinoza è una filosofia pratica, etica, cioè ha di fine la vita, nient'altro. Dice espressamente, trattando sulla mentazione di Lenin, tutto quello che, tutte le scienze che non ci servono a raggiungere questo scopo, devono essere buttate via come inutili. Fa un elenco delle scienze necessarie. Allora, la medicina, perché il corpo, eccetera. La fisica, bisogna conoscere la natura esterna, perché altrimenti come fai a sapere qual è il tuo potere, la natura, eccetera. La pedagogia, cioè il sistema di trasmissione dell'insegnamento. La meccanica, perché la meccanica, insomma, ci risparmia molta fatica e molto tempo, e quindi ci consente di la tecnologia, quindi la tecnica, la politica, no? La politica, perché gli uomini non diventano perfetti al di fuori della società, nelle selve, nei deserti non si consegue la perfezione umana normalmente. Però prima di tutto questo è necessario istituire una scienza che ci consenta di condurre l'intelletto, cioè la logica, no? La emendatio intellectus, un metodo, insomma, no? La dottrina del metodo. Ecco, lui parte così, questo. Poi, man mano che va avanti, si accorge che la dottrina del metodo non è preliminare alla filosofia, ma che mentre sta costruendo la dottrina del metodo ha bisogno della filosofia. E quindi a un certo punto lascia perdere e gli si interrompe quest'opera tra le mani e rimane interrotta per tutta la vita. Il trattato sulla meditazione dell'intelletto è interrotto, non l'ha portato mai a termine, però non l'ha bruciato, non l'ha buttato via. Per cui quando i suoi amici hanno trovato la famosa scatola di legno con cassetta di legno con i manoscritti, ci hanno trovato il trattato sulla meditazione dell'intelletto, hanno discusso, lo si vede bene dall'avvertenza. Che facciamo, che non facciamo, lo pubblichiamo o non lo pubblichiamo? Di fatto Spinoza non l'aveva mai dato a nessuno da leggere, e loro hanno detto: guarda lettore, te lo diamo, perché insomma è un po' rozzo, inconcluso, non messo in politus, non ha ricevuto l'ultima mano, però contiene molte cose interessanti e utili al ricercatore della verità, e quindi non vogliamo privartene, tieni presenti questi limiti e abbilo per iscusato. Ecco, e così lo pubblicano. Quindi lui non l'aveva mai dato. E lì, insomma, è bellissimo questo trattato, perché si vede un autore che si cerca, no? Che sta, è un
autore di questo genere, poi che si cerca. Parte da Bacone, la prima parte, le prime 10 pagine piene di criptocitazioni baconiane, lemmi baconiani, eccetera. E poi ci sono alcune pagine stranamente neutre, cioè non, come se non. E poi Cartesio, irrompe Cartesio, insomma, come se fosse una specie di diario di un cammino che fa prima attraverso Bacone e poi attraverso Cartesio. E non è un caso che Oldenburg nella lettera 1 gli dice: quali sono secondo te gli errori principali di Bacone e di Cartesio? E Spinoza dice: a me non piace parlare degli errori altrui, non mi piace. Cioè, però, insomma, visto che insisti e me lo chiedi, ti dirò quali sono secondo me gli errori principali, e non sono pochi. E cioè, uno, non hanno capito bene qual è l'origine delle cose, e dico niente, cioè, in particolare non hanno capito bene qual è la natura della mente, dell'anima. E in particolare sia Bacone che Cartesio hanno sbagliato sulla natura dell'errore. Non è una questione da poco. Ecco. E così, insomma. Va bene, io mi fermerei qui. Grazie. Ha perso tempo oggi. È un po' più lunga stasera. Arrivederci, grazie. Grazie. Arrivederci. Grazie. Grazie a lei. Sì, qualcosina.